Siamo qui a Porto Cesario, in questa bellissima spiaggia vicino Torre Lavillo. Circa un paio di mesi fa, il 5 luglio del 2020, alle 3 del mattino, è stata avvistata una tartaruga depositare le uova. Ha depositato circa 100-200 uova. Oggi è il 61esimo giorno che queste uova sono sepolte nella sabbia e dovrebbero schiudersi tra i 60 e i 90 giorni, quindi in questi giorni qui. Per fortuna che è successo all'interno di un'area marina protetta, hanno preso in gestione questo evento naturale e stanno cercando di tutelarlo il più possibile. Hanno creato un recinto e un corridoio in modo che la gente, i turisti non calpestino, non diano fastidio alle uova, alle tartarughe, ed è molto importante che quando nasceranno non ci saranno troppe persone o turisti che toccano, si fanno le foto con le tartarughe, le illuminano. Tutto questo creerebbe uno squilibrio che porterebbe alla morte di queste tartarughe. Infatti purtroppo ultimamente sta succedendo che gente che si trova occasionalmente ad assistere a un evento del genere non rispetti questi animali e quindi toccandoli, fotografandoli, illuminandoli, loro perdono il senso di orientamento, non trovano il mare. Dopo 20-25 anni sono in grado di ritornare nello stesso punto in cui sono nate a deporre le uova. E quindi per far sì che tutto questo loro complesso equilibrio naturale non venga squilibrato, è importante che nessuno interferisca il loro primo viaggio verso il mare. Per delimitare bene la zona in cui sono le uova, gli operatori dell'area marina protetta hanno messo dei bastoncini, dei legnetti in forma circolare che delimitano esattamente la zona in cui si schiuderanno le uova. Hanno organizzato dei turni H24, quindi passano qui le ore ad osservare e a stare qui di vedetta per essere pronti nel momento in cui si schiuderanno le uova e inizieranno il loro percorso verso il mare. La caretta caretta è una tartaruga marina in via di estinzione. Si stima che ogni anno circa 150.000 tartarughe vengano catturate negli attrezzi da pesca nel Mediterraneo. L'attività riproduttiva è concentrata solo in alcuni specifici siti che andrebbero tutelati e salvaguardati maggiormente. Il 35% delle tartarughe ingerisce rifiuti in plastica. Ogni schiusa può generare dalle 10 alle 100 tartarughe circa. Di questi esemplari arrivano ad età adulta meno del 10%. Il restante 90% morirà a causa di predatori naturali, fattori ambientali, inquinamento. Ancora oggi i biologi non sono riusciti a capire dove trascorrano i primi anni di vita.
conseguir.